Buon salve, miei cari pixelini, e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, dobbiamo continuare questa avventura, dobbiamo incontrare Orion nel campo di Quidditch e cercare di convincere e vedere come vincere questa partita di Quidditch, perché quella più importante, ragazzi, è l'ultima partita che ci separa dalla Coppa delle Case di Quidditch. Eccoci qua. Ho fatto un sonnellino durante la storia della magia, quindi i miei occhi sono ben riposati. Non preoccuparti dei bolidi, Rocky, ti coprirò io le spalle. Chissà se posso lanciare un incantesimo di adesione sui miei guanti, perché no? Andiamo a scoprire che succede, va? Ma prima, ricordati di lasciare un mi piace qua sotto per supportare il video del canale. Hai parlato con la Raff, Rocky? Ovviamente. Il mi piace a voi non costa nulla, a me dà un grande, grande soddisfazione, ma soprattutto mi aiuta tantissimo a crescere. Quindi ragazzi, dai, vi prego, un bel mi piace e poi continuiamo il video. Su, 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 su. Lo so che non l'avete fatto. Non l'hai ancora fatto? Fallo, dai. Com'è andata? Ora che lei sa che noi sappiamo che ha detto la verità. Beh, la Raff è terribile, vorrei dirlo, ma non sono un sempreverde, quindi. Non è andata un granché bene, anzi, diglielo, l'ha solo fatta arrabbiare di più. Ovviamente fatemi sapere cosa ha detto lei nel caso, cioè cosa ha risposto qua nel caso dell'altra risposta, eh. È decisa a distruggerci durante la partita finale. Che peccato. Statisticamente direi alla Raff che sapevamo la verità, aveva il 98,3% di probabilità di risolvere completamente la situazione. Guardando il lato positivo, questo significa che siamo l'eccezione. Ma significa anche che Sky ha ragione sul dover trovare il lato vulnerabile della Raff, intendo. Non poter battere Corvo Nero e vincere la Coppa di Quidditch se non sapete come sconfiggere la Raff. Beh, basta andare veloce con quei puntini, cioè con quei puntini alla partita, insomma. Hai scoperto qualcosa? Niente, la Raff è una specie di battitore supremo. Salve. Ho sentito dire che state cercando il punto debole della Raff. Ovviamente lui sa tutto, no? Come lo sai? C'è bisogno di chiederlo? Sto malissimo per aver tradito Sky e la squadra, rivelandovi cosa è successo con la Raff. Quindi ho deciso di farmi perdonare origliando co la conversazione di un paio di cacciatori di Corvo Nero. E ho sentito qualcosa di interessante. Davvero? Ma è magnifico! Potresti illuminarci, ragazzo dal volto dipinto? Con una certa celerità, se possibile. Rocky e io dobbiamo raggiungere la squadra per l'allenamento di Quidditch di oggi. D'accordo, ecco cosa ho scoperto. Questo ci costerà addirittura 8 ore di energia. Non me la sento, per nulla. Anche perché secondo me non è ancora fissato il bug di non vedo quanto manca. Infatti, la squadra della Raffa ha fatto di tutto per minimizzare questa vulnerabilità. Che? Non ho capito. Ovviamente la Raff non può vedere chi le sta dietro, ma c'è dell'altro. Vabbè, no, ma nessuno può vedere chi le sta dietro. Cioè, boh. Ho visto la Raff allenarsi con i manichini. La sua mira è spettacolare. Tutti sanno che la Raff perde di vista il resto quando gioca. Eh? Che vuol dire? Un giocatore di Quidditch deve essere consapevole di tutto ciò che la circonda, quindi pensa solo al bolide, non capisco. È possibile che la Raff sia. Causi così tanti infortuni agli avversari perché. Non. Ragazzi, non sto leggendo, non riesco a leggere. Non è un caso che la Raff si schianti in continuazione contro la gente quando è in campo. Mi sa che non vede un cazzo. Mi sa che è cieca la Raff. Dobbiamo scoprire dove la Raff vede e dove no. Ma perché vede e non vede? Che vuol dire? La sua squadra ha cercato di tenere segreto il punto debole della Raff, per ovvi motivi. Ma qual è questo punto segreto? La squadra della Raff ha fatto di tutto per minimizzare. Sì, l'abbiamo già letto questo, mi sa. Ovviamente la Raff non può vedere chi le sta dietro, ma c'è dell'altro. L'abbiamo già letto tutto, ragazzi. È già finito tutto il dialogo. Tutto è finito il dialogo. Però possiamo rileggere quello che non sono riuscito a leggere, insomma. Perde di vista tutto il resto quando gioca. Ma cosa vuol dire? Non capisco. Questo cambia tutto. Devo aggiornare i miei dati di osservazione. No, e vorrei rileggere l'ultimo dialogo che manca. Questo abbiamo già letto. Forse è questo che ci manca. Non è un caso che la Raff si schianti in continuazione quando è in campo. Sì, ok, l'abbiamo già letto. Forse è questo, quindi. E poi. Oh, sì. Ok, boh, insomma. Va bene. Dobbiamo scoprire dove la Raff vede e dove no. Insomma, tutto questo l'abbiamo già letto, quindi saltiamo, va.
Ed eccoci qua, siamo pronti a ritirare le 5 stelline. Eccoci qua, raccogliamo tutto e andiamo avanti. Quindi stai dicendo che la RAF ha un punto cieco? Ma che vuol dire ha un punto cieco poi? Cioè, nel senso... Esatto, se riesce a metterti nel suo punto cieco non riuscirà assolutamente a vederti. Ma che vuol dire? Cioè, c'ha un occhio storpio? Che non capisco. Questo potrebbe spiegare perché ha commesso falli su così tanti giocatori. Lei proprio non riesce a vederli. L'unico problema è che i suoi compagni di squadra non hanno detto dov'è il suo punto cieco. Vabbè, ci avviciniamo a caso da diverse direzioni e scopriamo. Quello non è l'unico problema. Non esistono tattiche progettate per sfruttare il punto cieco di qualcuno. Sì, vacci da quella parte, non ti vede, buff. Quindi dovrò inventarne una, ma basta sparargli un bolide contro dal punto in cui non vede. Scoprire qual è top. Ma hai tempo per creare una strategia completamente nuova? Sarà dura, ma dovrei riuscire a mettere assieme qualche cosa prima della finale di Quidditch. Questo potrebbe essere il vantaggio di cui abbiamo bisogno per vincere la Coppa di Quidditch. Anche se non credo che necessitiamo di un simile vantaggio, devo ammettere che potrebbe aiutarci a vincere la Coppa di Quidditch. Grazie, ragazzo dal volto dipinto, hai reso un grande favore alla nostra squadra. Potete ringraziarmi battendo Corvo Nero e vincendo la Coppa. Devo mettermi al lavoro, devo creare una nuova manovra volta a sfruttare un punto cieco. Sarà la mia più grande sfida tattica fino ad ora. Io e Rocky ci concentreremo sugli allenamenti. Ho ideato numerosi esercizi per affonzare la squadra e far ambientare il nostro cacciatore di riserva. Sky vorrà essere informata, glielo dirò dopo l'allenamento, se mai vorrà parlarmi. Lo farà, condividere le conoscenze potrebbe sanare la frattura fra Sky e la nostra squadra. Le parlerò dopo l'allenamento. Potrebbe perfino avere delle idee su come sfruttare il punto cieco della RAF in partita. Mamma mamma mao, ma ragazzi, adesso bisogna fare un'altra amichevole, quindi spendere altri 150 puntozzi, ma vi salto tutto e vi faccio vedere direttamente i punti salienti. Il cacciatore avversario alla pluffa potrebbe essere il primo gol, a meno che Balboa non abbia da ridire. Balboa sembra intenzionato a urtare il cacciatore avversario, attenzione, il confine tra urto e fallo è sottile. Eccoci qua, vediamo se riusciamo a interagire, ma ovviamente sì che riusciamo. Mamma mamma mao, non è proprio perfetto, ma ci siamo riusciti. Manovra eseguita correttamente. Abbiamo perso la pluffa però, mamma mamma mao. Balboa la pluffa è compagno di squadra in attesa di vicino Agnelli, che Balboa si è disposto a condividere la gloria, ovviamente. Il cacciatore avversario si prepara a intercettare, riuscirà Balboa a passare la pluffa in tempo? Certo che riuscirò, cioè, ma cioè, per chi mi avete preso, ragazzi? Guardate qua che bravo che sono. Cioè, chi si loda si imbroda, però... 3 su 4, topissimo. Manovra eseguita correttamente, presa e fatto gol. Yeah. Ed eccoci qui per l'ultima parte. Balboa diretto verso Ianelli. Riuscirà il cacciatore a battere il portiere come un battitore batte un bolide? Ovviamente sì, ma che domande sono? E mentre io scompaio dai schermi improvvisamente. Peccatino, 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 ma ce l'abbiamo fatta. Manovra eseguita correttamente. Quindi facciamo anche questo gol, altri 10 punti per Grifondoro. Che tiro spettacolare, Balboa ha appena segnato 10 punti. E quindi ragazzi abbiamo finito questa partita di 15, andiamo velocissimamente, non sono sempre sotto cose, me ne vado con Orion sotto braccio e tac. Quell'altro sempre triste è, raccogliamo i puntozzi e andiamo avanti. Per concludere questo video andiamo a parlare con Sky. Mamma, mamma, mao, incontriamo Orion, l'abbiamo fatto, incontra Sky, lo facciamo adesso, compriamo... E andiamo a raggiungere tutto quanto. Mamma, mamma, mao. Chissà se ora però... Oh, finalmente siamo entrati in questa cosa. 50, siamo già a 44, quasi quasi, 150. Chissà se le lezioni mi faranno guadagnare di più. Non lo so, non lo so. Incontriamo Sky, va? E scopriamo un pochettino come risolvere la situazione con Sky Parking. Salve Sky, mi vuoi parlare o mi vuoi ammazzare? Decidi te, però fallo in fretta. Ecco, se ne va. Volevi parlare? Volevo dirti che abbiamo scoperto il punto debole della RAF. Il ragazzo dal volto dipinto ci ha detto che è un punto cieco. Non sappiamo dov'è, ma è un inizio. Bene, sono contenta che l'abbiate trovato. Va tutto bene? Ho appena saputo che l'articolo di Rita apparirà sul prossimo numero della Gazzetta del Profeta. Sarà bello sentire di far parte di qualcosa. Che voce strana che c'hai, Sky, stasera. Il fatto è che io facevo parte di qualcosa.
parte della nostra squadra. Non avrei dovuto arrabbiarmi con te, o con Muffy e Orion. Oh, è frustrante stare a guardare dalla panchina. Non posso fare niente per aiutare la squadra. Non sono nemmeno riuscita a capire il punto debole della Raff prima del ragazzo dal volto dipinto. Ho deluso la squadra. Non ci hai deluso. Lo sanno tutti che il ragazzo dal volto dipinto è uno spione. Nessuno può competere con lui. Sei gentile a dirlo, ma non so come posso fare per aiutare la squadra. Fai Imlemla con me, eh? Puoi aiutarci a trovare un modo per sfruttare il punto cieco della Raff contro di lei. Non possiamo farcela senza di te. Lo credi davvero? Ehi, posso dire con il 100% di sicurezza che abbiamo bisogno del tuo aiuto. Se non ci inventiamo una nuova strategia, Corvo Nero ha il 92,4% di probabilità di vincere la Coppa di Quidditch. Sarà necessario lavorare tutti e quattro per escogitare un modo di sfruttare la vulnerabilità del nostro avversario a nostro vantaggio. Ovviamente non sappiamo esattamente dove sia il punto cieco della Raff. Non dovrebbe essere troppo difficile da trovare. Diamoci da fare. Non rimane molto tempo prima della partita. Dobbiamo trovare una soluzione ora. Una soluzione ora. Interessante. E tutto ciò ci costa 3 orette di energia. Quindi subitissimo diamoci da fare e scopriamo questo punto debole. Non so come facciamo a scoprire domattina una lavagnetta. Ragazzi, il disegno è diverso, wow. Sotto un certo punto di vista tutti abbiamo un punto cieco. Sì, basta guardare dietro. Possiamo dire al cercatore di restare nel punto cieco della Raff finché non vede il boccino? Sì, se lo troviamo. Forse potremmo modificare il film in shuffle. La Raff riesce a usare un Ludger Breakout, quello, per colpire qualcuno. Non ho capito, le passo mio marito. Sembra che davanti a sé la Raff ci veda molto bene. Perlomeno sappiamo che il punto cieco della Raff è grande abbastanza da poterci nascondere. Come facciamo a saperlo? Il punto cieco della Raff è sia una fortuna che una maledizione. La conferisce cose che non abbiamo letto. Forse dobbiamo tentare un approccio diverso, seguire un altro percorso. Tipo? È bello avere le possibilità di battere la Raff, anche se non sono in campo. Sotto un certo punto di vista tutti abbiamo... Sì, l'abbiamo già letto, il punto cieco di tutti. Secondo i miei calcoli, il punto cieco da Raff dovrebbe essere da qualche parte sul fianco. Possiamo dire... L'abbiamo già letto? Forse potrei... L'abbiamo già letto? Sembra... Ok, sì. C'erano due parti che non avevamo letto bene. La Raff riesce a usare il Bludger Break Beat per colpire qualcuno che è dietro di lei, quindi vede anche da dietro. Il punto cieco da Raff è sia una fortuna che una maledizione, le conferisce una concentrazione... Ma porca di quella paletta! Ragazzi, il resto ve lo saltiamo, tanto voi l'avete letto e uccidiamo la fine, va? Ma la fine è giunta prestissimo, pensavo che ci mettessi di più, ma raccogliamo queste stelline ed eccoci qua. Ci sono! Vi ricordate quella volta che la Raff è andata a sbattere contro uno dei suoi compagni? Credo forse durante la sua ultima partita delle case, ha quasi fatto cadere dalla scopa il suo cercatore. Poteva costarle la coppa di Quidditch. Lui stava volando poco sopra la sua spalla. Deve essere quello il suo punto cieco. Se vi trovate nel suo punto cieco, non può vedervi. E se non vi vede, non può colpire con un bolide. Io e Rocky dobbiamo andare. Il nostro allenamento sta per cominciare. Ma non abbiamo ancora finito di elaborare la nostra nuova tattica. Devo rifinire i dettagli, calcolare le probabilità di infortunio. Possiamo occuparcene noi. La tattica non servirà a niente se non si allenano. Non devi farti carico dei nostri fardelli, Sky. Voglio aiutare la squadra anche se non posso giocare la partita. Con l'aiuto di Sky dovremo riuscire ad avere una strategia pronta per voi dopo l'allenamento. Ci servirà del tempo per imparare una nuova manovra? Testeremo questa manovra sulla Raff di persona durante la nostra ultima partita contro il Serpeverde. Possiamo davvero farlo? Ha detto davvero Serpeverde? O l'ho letto io? Ovviamente Corvo Nero, ma... Ragazzi, c'è scritto Serpeverde? Eseguire una manovra per la prima volta durante la partita? Se ce la sentiremo sul momento, eseguiremo la tattica nel modo giusto. Potremmo anche avere fortuna. I tuoi riferimenti alla fortuna cadono proprio nel momento giusto.
Davvero? Perché? Lo vedrai. È ora, la partita finale si avvicina. Ci sono solo alcune cose che dobbiamo fare. Come squadra. Mamma, siamo vicinissimi alla partita finale. Ragazzi, l'ultimo allenamento prima della finale. Sbrighiamoci. Ma questo lo andremo a fare nella prossima puntata. Ci sono ancora 3, 4, 5, 6, ancora 2 video prima della finale, presumo. Perché penso che sia l'ultima cosa da fare alla finale. O la penultima, magari c'è la penultima e poi la vittoria o... La festa di vittoria o di, insomma, di tristezza. Direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto condividete questo video con tutti i vostri fantastici amici per aiutarmi a supportare il mio canale. Direi che per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto. Mamao. Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!